Grazie Presidente. Il gruppo rapinese ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Elena Negretti. Elencando una serie di episodi che denoterebbero errori, comportamenti indebiti e omissioni in relazione al ruolo da lei svolto. Una mozione, ed è stata illustrata da un legale, è un atto tecnico che deve avere requisiti di forma e di sostanza. Non può essere utilizzata a fisarmonica, infarcendola di concetti che non hanno formato oggetto del testo letterale sul quale oggi noi discutiamo. Al di là delle intenzioni dei proponenti, siamo di fronte a un atto che presenta evidenti contraddizioni sia dal punto di vista formale sia sostanziale. In primo luogo va premesso che l'unica mozione di sfiducia prevista dallo Statuto riguarda il Sindaco. E richiede di essere iscritta all'ordine del giorno da almeno un certo numero di consiglieri. In caso di votazione di maggioranza le conseguenze sono note, nulla è prevista per gli assessori. Non è quindi possibile che questo Consiglio sfiduci, come scritto testualmente nella mozione, l'assessore Negretti. Anche l'eventuale accoglimento della mozione non avrebbe un significato di sfiduciare qualcuno. E questo dal punto di vista di una persona o di persone che devono conoscere l'importanza delle parole usate non è un elemento di secondo piano. Se la richiesta dovesse essere intesa ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, e cioè una mozione di biasimo,
è giusto esaminare le doglianze elencate nell'atto. E trovo grave, molto grave, l'attacco fatto questa sera su temi non contestati. E mi stupisce che vengano fatti da una parte che dovrebbe conoscere il valore del contraddittorio e le insidie del pregiudizio. E quindi io non seguirò l'argomentazione di chi mi ha preceduto su alcuni temi che, dal mio punto di vista, non ha alcuna cittadinanza questa sera. E cioè, ho sentito parlare di telecamere, di dirigenti, assessore Rossotti, e perché mai dovremmo parlare di queste cose che nel testo che noi dobbiamo discutere non sono comprese? Queste cose non si fanno. Licenziamento per giusta causa. Questo è il primo tema che noi andremo a esaminare. Di un'impiegata amministrativa reintegrata, eccetera. Eccetera, eccetera. Le censure sono quattro. L'assessore avrebbe rivendicato la legittimità del licenziamento dopo aver affermato di essere umanamente vicina alla dipendente. Secondo, la sentenza di reintegro ha affermato che non sembra che abbia avuto un effetto trascurabile anche l'atteggiamento tenuto dall'amministrazione nel rispetto della correttezza e buona fede. È già stato illustrato. Terzo, la condotta sarebbe in contrasto con quanto dichiarato pubblicamente dall'assessore Negretti circa la necessità di risolvere i problemi sempre col sorriso, mai con la forza. In sintesi, la ricostruzione degli eventi compiuti dal Tribunale contrasterebbero con gli intenti dichiarati a inizio mandato. L'episodio dimostrerebbe la inidoneità dell'assessore. Seconda censura, l'assessore Negretti, pur detenendo la delega alle pari opportunità, non avrebbe stimolato la costituzione della commissione pari opportunità, eccetera, eccetera. Terzo, l'assessore Negretti, detenendo la delega alla sicurezza della polizia locale, non avrebbe impedito l'esercizio abusivo dell'attività da parte degli editori e parcheggiatori abusivi, minando la credibilità dell'ente.
Quarto, in occasione della discussione in commissione prima, sulla proposta di istituire una commissione speciale per la sicurezza, l'assessore avrebbe perentoriamente, senza aver preso parte alla discussione, cassata la proposta di deliberazione sulla base di un'autonoma decisione assunta senza alcun previo confronto con i commissari presenti. Questo c'è scritto, questo discutiamo, tutto il resto è... Vediamo allora i singoli punti. Sul primo punto si osserva che spettano i dirigenti, a norma del decreto legislativo che tutti conoscono, la direzione degli uffici, la gestione dei procedimenti disciplinari a cui sono sottoposti i dipendenti, secondo procedure ben chiare. Ciò significa che nessun rilievo può essere mosso all'assessore Negretti in relazione all'episodio in questione, la quale non ha alcun potere di indirizzo nei confronti del dirigente circa i procedimenti disciplinari da adottare. Il fatto di aver affermato principi di ordine generale in tema di responsabilità dei dipendenti, di obbligo di intervento dell'amministrazione a fronte di irregolarità, di buone prassi per la gestione del personale, rientra nel diritto dell'assessore di esprimere il proprio pensiero. A prescindere dall'iniziativa adottata dal dirigente nei confronti del dipendente e dall'esito del processo. Questioni di opportunità e cautela avrebbero dovuto consigliare all'assessore maggior prudenza e maggior riservo, ma non siamo di fronte a un atto di particolare gravità. Passando ad esaminare il quarto punto, anche qui è evidente che il proprio intervento nel corso della discussione sull'istituzione di una commissione sicurezza, cassando la proposta senza alcun confronto, l'assessore Negretti ha semplicemente preso una netta posizione politica. Si trattava di una posizione sbagliata a nostro modo di vedere. E possiamo forse ironizzare. Circa l'esito della sua iniziativa alla luce della decisione presa successivamente dal Consiglio Comunale, ma nulla più. Sulle motivazioni di cui ai punti 2 e 3, le omissioni, il tema riguarda l'accertamento della responsabilità di un assessore in relazione al mancato raggiungimento di un obiettivo politico-amministrativo. È noto che gli assessori vengono nominati fiduciariamente dal sindaco e a lui rispondono in via esclusiva e che l'attività di giunta è collegiale, sicché può escludere, signori di massima, una responsabilità autonoma dell'azione amministrativa. È possibile, doveroso per i consiglieri comunali, sindacare ogni comportamento omissivo o il mancato raggiungimento degli obiettivi amministrativi.
ma se per ogni mancanza dovessimo sfiduciare questo o quell'assessore, dovremmo tenere consigli comunali soltanto su questo, portando in aula sfiducie che vanno dai cimiteri abbandonati all'incuria, alle buche stradali, dal non funzionamento del forno crematorio, ai clamorosi ritardi nella gestione dei principali progetti, alle incertezze sui parcheggi, solo per fare qualche esempio. I motivi di biasimo alla Giunta ce ne offre quotidianamente, ma l'istituto, la sfiducia è un istituto che non può essere brandito per mera contrapposizione politica. E che andrebbe utilizzata nei casi fortunatamente rari in cui il rapporto di fiducia viene meno per fatti di particolare gravità. E quello non è il nostro caso. Purtroppo, prima del pacato intervento del consigliere Mantovani, la presentazione della mozione è stata accompagnata da una serie di interviste, interventi, suggestioni del consigliere Rapinese, connotate da allusioni, pettegolezze, ironie, al solo scopo di ridicolizzare la figura umana dell'assessore Negretti, attacchi con la greve banalità dei luoghi comuni usiti usualmente utilizzati contro le donne. Spiace constatare che anche tra chi gli è vicino nessuno ha mai avuto la sensibilità di biasimare simili eccessi. Il consigliere Rapinese non è nuovo a simili comportamenti. Come molti ricorderanno nel caso del violento attacco alla personalità professionale del consigliere De Santis, in occasione della discussione sulla costituzione della Commissione Sicurezza. Si tratta di condotte che non ledono soltanto in materia, in maniera del tutto gratuita, il diritto al rispetto per l'immagine politico, ma se non fermamente contrastati
parte creano un'offesa alla dignità di questo consesso. Non è questo e non sarà mai questo il nostro modo di fare politica. Noi non seguiremo il consigliere Rapinese su questa strada. Anzi, ne prendiamo le distanze. Non per sottrarci al nostro dovere di controllo sull'attività amministrativa. Ma per fissare un limite invalicabile all'imbarbarimento della politica. Tornando alla mozione, altro discorso sarebbe stato sfiduciare il sindaco per la mancanza di progetti, l'inesistenza di una visione della città, l'affanno nell'inseguire gli affari correnti, le incertezze, le confusioni, la perdita di occasioni, il nulla che ci viene propinato continuamente. Su tutto ciò abbiamo molto da dire, non ci siamo mai tirati indietro e non lo faremo in questo futuro. Questa mozione, maldestro intervento del sindaco, nei cui confronti nessuno ha pensato di presentare una mozione di sfiducia, il sindaco che ha posto la questione come se fosse una sfiducia nei vostri confronti, non coglie il bersaglio. La nostra opposizione continuerà ad essere severa. Ma oggi non ci schieriamo dalla parte. Di chi ha presentato un'iniziativa in termini impropri e l'ha gestita con modalità inaccettabili. Grazie, consigliere Brenda, prego.